Da 3 anni attendevano questo momento. Tutta l'isola di Sant'Erasmo, nella laguna di Venezia, domani celebrerà la festa del mosto. Ci sarà anche la tipica pigiatura del mosto, la possibilità per tutti di degustare i prodotti tipici locali, dall'uva al carciofo violetto, le castraure, ma anche di giocare per i bambini. Il clou domani, ma come spiega Stefano Nardin, presidente del Comitato Festeggiamenti Sant'Erasmo, si inizia già questa sera. Riproponiamo quest'anno, dopo i 2 anni di blocco per la pandemia, la tradizionale Festa del Mosto, che è raggiunta la 44ª edizione. Cominciamo questo pomeriggio con un laboratorio per bambini e poi questa sera con uno spettacolo di cabaret organizzato dai ragazzi del luogo. Domani, programma molto, molto sostenuto, con tante iniziative, soprattutto a partire da mezzogiorno, con uno spazio dedicato ai bambini. L'isola conta su circa 650 abitanti, dei quali più di 50 sono coinvolti come volontari nell'organizzazione della festa, un record. Si può in questa giornata meravigliosa degustare tutti i prodotti del nostro luogo, della nostra isola e soprattutto in questa occasione proprio il mosto tipico dei nostri vigneti. Per questa occasione il Comune di Venezia con la CTV ci ha dato una grossa mano e ha messo a disposizione un ferry boat per la giornata proprio di domani per poter far agevolare le persone che verranno qui ad esporre i loro prodotti e i loro artigianato.